Ritrovati ad Acqua Azzurro, l'Empoli vince e convince, raccoglie 3 punti preziosissimi contro il Chievo e dobbiamo dire che si allontana decisamente dalla zona pericolosa della classifica. Con noi Luciana Magistrato, benvenuta. Salve, buonasera. Giacomo Cioni, ben ritrovato. Salve a tutti. Il vostro parere è la partita un po' della svolta, quella di ieri, Luciana? Ma di svolta perché ha battuto una diretta rivale, questo è importante perché l'Empoli ha sempre ben figurato contro le big, contro le grandi, però è più importante poi vincere queste partite. Ieri ha dato una grande dimostrazione di forza, anche perché il Chievo sì è in quella zona di classifica, però è anche bravo a irretire un po' gli avversari, quindi è stato importante invece che sia stato l'Empoli a dominare. Quindi si è confermata, più che una partita di svolta, secondo me è una partita di conferma ancora una volta che l'Empoli è una buonissima squadra. Ti vedo d'accordo. Sì, esatto, volevo dire anch'io partita della conferma, ma soprattutto partita dello sblocco. Questa squadra si è un po' sbloccata ieri, perché devo dire che fino alla mezz'ora, anche dopo il gol di Rugani che è arrivato al 22esimo del primo tempo, l'Empoli non stava giocando benissimo, aveva problemi e il Chievo lo stava andando a pressare molto alto, cosa che di solito non accade con le grandi squadre. Abbiamo assistito diverse volte a passaggi all'indietro al portiere, insomma il Chievo stava facendo la sua partita. Poi fortunatamente per l'Empoli sono molto bravi nei calci piazzati, nei corner, è arrivato il gol di Rugani e lì la cosa si è messa un pochino più semplice, ma devo dire che il Chievo stava facendo una buonissima partita. L'Empoli si è sbloccato perché finalmente tutte quelle azioni che questa squadra, la squadra di Sarri, produce, che porta tantissimi giocatori al tiro, sono andate dentro, questo grazie a Massimo Maccarone, che veramente sta dimostrando di essere un giocatore che poteva tranquillamente nel corso della sua carriera, ormai no, però nel corso della sua carriera Maccarone poteva giocare a livelli altissimi. Ci arrivò col Middlesbrough all'epoca, fece anche delle buonissime prestazioni in Coppa UEFA, però probabilmente non ha mai avuto il salto di qualità. Forse adesso a livello mentale sarebbe pronto, ma forse è l'età che avanza, cioè a livello cronologico, anagrafico, ma meno. Guarda Erika, se io fossi una squadra di media alta classifica, un Maccarone in organico, da magari partendo dalla panchina, io me lo prenderei sempre, perché è un giocatore che veramente ha grande carisma ormai, è un leader, è un trascinatore e ieri si è visto per l'ennesima volta. Ieri è arrivato il risultato, intendiamoci, perché se io ricordo, la prestazione c'è sempre stata. Vado a rivedere la partita con l'Hellas Verona in casa, è stata identica, identica, ti giuro, se vai a rivedere le partite, stesse occasioni, stessi tiri, grande, anzi hanno giocato ancora meglio. Oggi leggevo alcuni giornali di Empoli sulla locandina del Tirreno, per esempio, Chievo asfaltato, ma era stato asfaltato all'epoca sia il Torino sia la Sverona, un po' meno l'Atalanta, ma sono tutte partite finite 0-0, sì, mi ricordo quella striscia di 0-0 incredibile, che l'Empoli poteva tranquillamente prenderci 4 punti in più rispetto a quelli che ha in questo momento. Maccarone premiato prima del fischio d'inizio per le 200 presenze in azzurro, in realtà era arrivata questo traguardo contro l'Udinese e Rebecca Corsi lo ha premiato insieme al Guelfi. È stato, Luciana, uno show di Maccarone comunque ieri, anche dell'Empoli, della sì, squadra, del gruppo corale. Però direi una prestazione eccellente di questo attaccante. Sai, le punte devono concretizzare il lavoro che fa la squadra, perché come diceva Giacomo in altre occasioni purtroppo non è accaduto, ma io spezzerei una lancia anche per Vesino, che ieri ha fatto benissimo, è stato tra i migliori, no, mi sembra. Lo stesso Valdifiori, 70 passaggi positivi, insomma, Croce, che ha fatto anche un po' di, io direi anche Saponara, di comunque filtro. Una prestazione valida, sì, del giocatore, tra l'altro reduce comunque da una serie di vicissitudini, di malattie, diciamo, varicella e quant'altro. Che Saponara, per quello che abbiamo visto, che Empoli ieri era non più oltre il 50%, non oltre, certo, il 50%, perché veramente non era, può fare molto molto ancora di più. Sarri lo ha fatto giocare proprio per fargli riprendere un po'
la gamba, e, però insomma Saponara può fare molto molto di più e sicuramente se fosse stato bene ieri ci si divertiva ancora di più. Andiamo a fare il punto della situazione insieme anche a questo servizio. Sarri aveva chiesto grinta e concentrazione, e così è stato. L'immagine dell'esultanza di Massimo Maccarone insieme alla gioia dei compagni fotografa appieno la vittoria di ieri. La giornata di Big Mac, premiato prima del fischio d'inizio della partita per il raggiungimento del personale record delle 200 presenze azzurre, e applaudito a fine gara per una prestazione di assoluto valore. Il gol di Rugani apre le danze, Maccarone toglie ogni dubbio, l'Empoli vuole assolutamente salvarsi. Maccarone è uno dei trascinatori di questa stagione, 35 anni, la maglia azzurra cucita addosso e 5 reti nelle ultime 4 partite. Ieri due perle nate dall'intesa con Vessino e dalla forza di un gruppo neopromosso in Serie A, ma solido, unito e con una precisa identità di gioco. L'Empoli si impone contro un grigio Chievo, raccoglie 3 punti preziosi e vola a quota 27 in classifica. La strada è ancora lunga, ma il cammino è quello giusto. Lo spirito di una squadra che si diverte a giocare e diverte chi la guarda, proponendo il proprio gioco indipendentemente dal valore dell'avversario e della posta in palio. Alle porte la trasferta di Palermo, cercando il quinto risultato utile consecutivo. Sarri potrà affidarsi maggiormente a Riccardo Saponara, ieri titolare, ma non in perfetta condizione a causa del recente stop per la varicella. Nessun squalificato, il terz'ultimo posto si allontana. L'Empoli non è più una sorpresa. L'obiettivo è raggiungere il prima possibile quel sogno chiamato salvezza. Forse una prestazione, se dobbiamo trovare il neo di ieri, lo troviamo in Sepe? Guarda, Sepe ieri... Ti sei messo a sorridere. No, perché immaginavo che andavi su Sepe, perché ieri, ripeto, il portiere, innanzitutto Sepe è un... sta facendo veramente un grande campionato, però ieri è stato chiamato in causa più volte proprio per questi passaggi all'indietro, e il campo dell'Empoli, anche se Sarri molto arrabbiato per questo, non è al massimo in questo periodo, e poi c'era il vento ieri, quindi ci sono due fattori che sicuramente un portiere lo hanno messo in difficoltà, e Sepe ha fatto due svirgolate abbastanza pericolose, una soprattutto poteva costare cara. Può succedere, è un portiere che non ha mai paura di giocare con i piedi, a volte può essere semplicemente, può semplicemente bastare una botta in tribuna, lui cerca sempre di rinviarla più in maniera diciamo concreta per rilanciare l'azione, può succedere, però insomma direi che ieri sinceramente la squadra ha fatto veramente benissimo, e un giocatore che sta veramente sorprendendo di più, per averlo visto anche lo scorso anno, è Mario Rui. Mario Rui ieri è bravo sia in difesa, ma ha veramente dei colpi che possono aprirti, è un terzino esterno aggiunto. Questa crescita di Mario Rui, unita alla grande crescita costante di Isai, stanno chiudendo un signor terzino che a inizio campionato stava facendo benissimo, ovvero Lorini. Il giocatore ha avuto un problema fisico, è rimasto in panchina, adesso... E sono cambiate le gerarchie. E sono cambiate le gerarchie, perché Isai è stato spostato a destra, giocava a sinistra, Mario Rui è andato a fare il titolare a sinistra, e adesso Lorini la vedo difficile per lui riprendersi... questo, insomma, il suo posto da titolare. Aspettiamo, non so, una squalifica di uno dei due. Isai, no, io non aspetto assolutamente, sto dicendo per Lorini, perché Lorini è un giocatore veramente che, di cui si parlava anche in chiave mercato, tra l'altro doveva andare a Parma, meglio per lui che non sia stato fatta questa operazione. Sì, andremo poi a parlare anche della situazione del Parma. Comunque Erika, sì, come diceva lui, visto che chi gioca bene, significa che è anche merito di schemi di gioco, certo, e di una filosofia di gioco che fa rendere un po' tutti i giocatori. Questo è merito dell'allenatore, secondo me, no? Quindi è una conferma in più della bravura di Sarri, che abbiamo scoperto tutti con l'Empoli, ma in realtà io... già dai tempi, non so, di Perugia, anche se gli fece male, però non fu per demeriti suoi. È un allenatore che ha sempre fatto bene, ha sempre imposto la sua filosofia di gioco, ha sempre messo l'equilibrio e l'organizzazione di gioco al primo posto, e questo sta rendendo anche in Serie A, e non era
non era facile. Sarri ha detto è stata una prestazione in linea comunque con le altre, così anche come dicevi tu Giacomo è arrivato il risultato, ma ascoltiamolo Maurizio Sarri. Con il mister Sarri alla termine di Empoli-Chievo 3-0, l'ennesima prestazione, ormai l'Empoli stupisce nella continuità di queste prestazioni. Finalmente adesso arrivano anche i risultati, perfetta media inglese, due scontri diretti in casa vinti nelle ultime quattro, nel mezzo due pareggi dell'Olimpico e di San Siro, un periodo d'oro. È un periodo in cui riusciamo a capitalizzare di più le prestazioni, perché la prestazione d'oggi è in linea con le prestazioni che abbiamo fatto ultimamente in casa. I primi 20 minuti d'oggi sembravano la copia di altre partite e che poi la situazione si è protratta per 90 minuti, o no a fare la partita o no a attaccare e gli altri a difendersi bassi in densità. Oggi abbiamo avuto la fortuna di sbloccarla e chiaramente dopo aver sbloccato la partita il campo si è un po' aperto e noi a campo aperto possiamo essere insidiosi con chiunque. Comunque il Chievo non era venuto esattamente per difendersi, quantomeno all'inizio sembrava la volesse giocare la partita, quindi si accrescono i meriti dell'Empoli che non ha fatto giocare il Chievo e l'ha battuto anche sul piano del gioco, della corsa e della forma. Ma loro sono una squadra in salute, all'inizio erano molto raccolti, hanno avuto anche momenti di pressione piuttosto alta. Però con la nostra linea difensiva continuare a giocare il pallone anche sotto pressione, continuare a pressare per 90 minuti era dura. Poi ti ho detto il vantaggio ci ha facilitato il tutto, però penso dopo aver visto il Chievo nelle ultime partite, per leggere i numeri del Chievo, nelle ultime sei partite in trasferta il Chievo aveva fatto 3 vittorie, 2 pareggi e aveva perso solamente a Torino alla Juventus. Peraltro sempre segnando al censo fatto allo Juventus Stadium. E quindi penso ci abbiamo a limitarli o sì, perché abbiamo creato 6 o 7 palle gol e abbiamo concesso anche abbastanza poco. Breve flash sul territorio, restiamo in ambito sportivo, parliamo di ciclismo perché è iniziata la stagione agonistica dei dilettanti. Ad aprire il calendario di gare la 28esima edizione del Firenze-Empoli, andata in scena nel fine settimana e vinta in volata da Thomas Pinaglia, atleta classe 1989 del team Gragnano Sporting Club. Cambiamo però anche tema perché dobbiamo segnalare che sta per riaprire ad Empoli la casa famiglie per ragazzi disabili. L'amministrazione comunale ha dato il via libera a marzo all'interno di un appartamento donato anni fa al comune per iniziativa a beneficio di persone disabili. Prenderà il via il progetto presentato all'ASL 11 dalla Fondazione Dopo di Noi e legato a sperimentazioni in materia di vita indipendente e inclusione nella società di persone con disabilità. Restate con noi perché tra pochissimo continueremo a parlare di Empoli e ci avvicineremo alla gara contro il Palermo.